La festa del battesimo è una festa della manifestazione di Gesù. Gesù bambino, che si era manifestato al mondo nella visita dei re magi, al suo battesimo si manifesta al popolo ebraico. Oggi abbiamo il racconto molto breve dal Vangelo di Marco. Con la festa del battesimo di Gesù iniziamo il tempo ordinario dell'anno liturgico, fino al mercoledì delle ceneri. Dopo la festività, domani, riprendiamo la vita ordinaria. Gesù, nato per noi, manifestato ai re magi per salvarci, battezzato per lavare ogni nostra macchia del peccato, ci doni la grazia di riprendere la nostra vita con gioia, speranza e pace. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito Santo discendere verso di lui, come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Nel nostro primo passo ricordiamoci sempre che siamo stati battezzati dallo Spirito Santo. Carissimi, Giovanni Battista era così chiaro nella sua predica feroce: Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Il battesimo cristiano non è solo un sacramento della conversione, ma della trasformazione all'amore di Dio. Nel battesimo siamo stati riempiti dello Spirito Santo per essere tempio di Dio. Accorgersi di questa grazia è un passo importante per tutti noi credenti. Amici, oggi, anche se ci sentiamo più liberi di fare quello che vogliamo, non è un passo facile sentirci di appartenere a Dio, ricevere lo Spirito, essere tempio dello Spirito. Accusarci, condannarci da soli, ricordarci con tristezza i nostri errori non lascia spazio allo Spirito. La nostra fede non deve essere una punizione, ma un dono di grazia ricevuto con il battesimo. Carissimi, proviamo a dire spesso come Sant'Agostino: Vieni in me, Spirito Santo, donami lo sguardo e l'udito interiore, perché non mi attacchi alle cose materiali, ma ricerchi sempre le realtà spirituali. Vieni in me, Spirito Santo. Nel nostro secondo passo, ricordiamoci che in Gesù il cielo è squarciato per noi per sempre. Carissimi, il Natale ci ha donato la grazia di essere vicino a Dio, di vederlo in Gesù bambino, come i re magi, di custodire questa grazia come Maria per affrontare ogni momento difficile della vita ordinaria. Amici, secondo la visione del mondo ebraico e delle altre religioni, Dio sta lontano. Dio non può farsi uomo come noi, né essere povero e fragile come Gesù bambino. Al battesimo di Gesù le parole: E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba, ci donano una grazia divina. Quindi Dio non è più lontano nel cielo, ma viene a cercarci, trovarci, salvarci. Dio Padre, che proclama ad ognuno di noi alla tua nascita: Mi sono fatto vicino a te, al tuo battesimo ti ho donato la grazia e lo Spirito Santo. Allora, carissimi, cambiamo le nostre idee, le nostre visioni, riconosciamo Dio vicino a noi, che scende dal cielo per riconoscerci i suoi figli e perdonarci la sua grazia sempre. Nel nostro terzo passo ricordiamoci che come figli di Dio siamo il compiacimento di Dio. Amici, il sacramento del battesimo è una nuova nascita in Dio, un nuovo inizio della vita spirituale. Dio, che scende su di noi, dona la possibilità di iniziare una nuova vita con la sua grazia. Carissimi amici, Dio in Gesù Cristo fa questo passo divino con tanto piacere, con tanto amore e con tanta speranza di vederci sempre gioiosi e generosi. Le parole: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Sono parole che ci fanno comprendere la vicinanza di Dio ad ognuno di noi. Gesù, che non aveva bisogno di essere battezzato, scende nel Giordano per invitarci a vita nuova in Dio. Amici, se ci domandiamo, sono un compiacimento di Dio? Tanti di noi non avranno il coraggio di dare una risposta positiva e convincente. Però, carissimi, è proprio così. Noi siamo il compiacimento di Dio, siamo noi i suoi figli, siamo noi il suo tesoro e la sua ricchezza. Accorgiamoci, amici, convinciamoci della grazia che abbiamo ricevuto al battesimo. Iniziamo a vivere da figli di Dio, con speranza, fede e tanta gioia nel cuore. Buona festa a tutti!